Ai ai ai, Gabri Ponte, che caduta di stile, azzipicchia. Ma cosa sarà mai successo? Ieri 7 agosto è andato in onda l'ultimo appuntamento di Battiti Live da Bari, condotto da Elisabetta Gregoraci e da Alan Palmieri. Tra i tanti artisti che si sono esibiti, ricordiamo il fantastico Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Annalisa, Max Pezzali e appunto Gabri Ponte, che ha tenuto due sessioni di DJ set, una verso metà serata e l'ultima alla fine, per chiudere in bellezza con I'm Blue Dabba Di Dabba Da degli FL65, di cui Gabri Ponte faceva appunto parte. E proprio durante gli ultimi secondi del programma televisivo, Gabri Ponte commette un gesto che sta facendo rivoltare e scatenare il web. Dal video si evince chiaramente che Gabri Ponte mette a disagio la bella conduttrice Elisabetta Gregoraci, facendo scivolare, così per dire, la sua mano sul suo lato B, una prima e una seconda volta. A quel punto è la stessa Gregoraci a prendere la mano di Gabri Ponte per allontanarla, pur mantenendo un perfetto aplomb da diretta. Il web sta inondando Gabri Ponte sui suoi social, come per esempio su Instagram, con messaggi di riprovevolezza verso quel gesto. Possiamo leggere messaggi come: metti le tue mani da un'altra parte, tralasciando ovviamente molte parolacce. Ma c'è chi lo accusa apertamente di molestie, quindi diciamo stiamo andando un pochino sul pesante. Lui invece risponde a questi utenti dicendo che si tratta semplicemente di un gesto goliardico tra amici e che la prima a riderne dell'accaduto è stata proprio Elisabetta, quindi se ci ha fatto lei un sorriso, perché gli utenti se la prendono così tanto? Voi come la pensate? Sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Io, dalla mia parte, posso dirvi che ogni donna sa bene che essere sfiorata anche semplicemente su una mano da parte di una persona che non ci piace o con la quale non abbiamo un certo tipo di rapporto può essere veramente una situazione imbarazzante. Quindi immaginiamo come essere sfiorata su una parte un pochino più intima, come può essere il lato B, sia davvero una cosa molto ma molto imbarazzante, se poi teniamo in conto che si trovavano di fronte a tantissima gente, sia quella corsa al concerto sia comunque il pubblico da casa, quindi stiamo parlando di milioni di persone. Non è esattamente una cosa così goliardica e simpatica come potrebbe sembrare. Certe cose non bisognerebbe farle né in privato né in pubblico. Io credo che davanti soprattutto a tanta gente bisogna mantenere un certo stile, perché poi è facile far passare dalla televisione dei messaggi completamente sbagliati, come per esempio il messaggio maschilista che la donna è un oggetto e che quindi l'uomo può trattarla come tale. Sicuramente Gabri Ponte non pensava che avrebbe scatenato tutto questo putiferio e probabilmente si è lasciato travolgere dall'entusiasmo della serata. Ma sicuramente un messaggio di scuse sarebbe molto apprezzato. Bene ragazzi e ragazze, se questo video vi è piaciuto ricordate di lasciare un like e iscrivetevi.